Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi andremo a esplorare rapidamente il manuale di 248 pagine dell'Olivetti PC128S. Di questo manuale l'abbiamo già visto parecchie volte in confronto con l'Apple 2GS oppure con il Amstrad PC 1512 come confronto macchina a macchina, osservando dal manuale. Qui invece ci concentreremo rapidamente sulla qualità del manuale e non sulla qualità della obsolescenza della macchina, per ragione per cui questo podcast aggiuntivo doveva essere fatto. Il link per andare a scaricare il manuale lo trovate in descrizione, così come diciamo tutti gli altri podcast inerenti al manuale, ai confronti dell'Olivetti PC128S con Apple 2GS, con Amiga e con Amstrad PC 1512, che li trovate sia in descrizione quanto nella playlist www.fare-retrocomputing. Ok, andiamo a botta a guardare questo manuale. Ecco, appena si apre praticamente già informazioni sull'utilizzo dei dischetti da 3,5 e come eventualmente aggiustare un po' il monitor per quanto riguarda la rotazione, l'angolo e quant'altro. Ora, attenzione, questo Basic, che fu introdotto da Olivetti nel PC128S, che come abbiamo già detto tantissime volte era sostanzialmente un Acorn Master BBC, quindi una macchina tendenzialmente molto vicina alla famiglia Apple II, ecco, era un Basic introdotto nel 1988, quindi 1988, verso la fine degli anni 80. Apple Soft, che girava su Apple 2 Plus, Apple 2 e Apple 2C e anche Apple 2GS in ROM, era invece un software della Microsoft venduto all'Apple nel lontanissimo 1978. Quindi tra il Basic della Olivetti Pro Desk PC128S ed Apple Soft c'è 10 anni di differenza, lo stesso periodo di tempo approssimativo che c'è tra il Basic dell'Olivetti Pro Desk con quello del Commodore 64. Ora, quindi questa cosa lo dovremo andare a tenere a mente, tenendo a mente sempre che il primo Basic introdotto, diciamo, nel mondo MS-DOS, anche se questo non era MS-DOS, era comunque Basic, era un interprete, così come era un interprete Apple Soft, così come era un interprete il Basic della Commodore, invece diciamo quello dell'Olivetti Pro Desk era anche qui un interprete, però era già uscito dalla Microsoft GV Basic, che era un compilato, e il compilato del GV Basic è più vecchio dell'Olivetti del Basic Pro Desk per l'Olivetti PC128S. Quindi ci sarà da capire come mai la Olivetti mise un Basic, come vedremo era piuttosto vetusto, nonostante fosse il 1988, in quanto era interpretato e non era compilato, e inoltre non c'aveva nemmeno la ricorsività, un elemento diciamo piuttosto importante per un Basic introdotto nel 1988, cosa invece molto meno importante perché non c'era, ma comunque praticamente è molto più vetusto il Apple Soft del 78 quanto il Basic Commodore del 1900, più o meno contemporaneo, che stava sul Commodore VIC-20 e Commodore 64. Ecco, è la stessa cosa, bene o male la ritroveremo anche sugli Atari, Atari 400, Atari 800, Atari 130XE, tutti Basic praticamente interpretati, piuttosto vetusti come linee di comando. Troveremo però diciamo la ricorsività solamente nella versione degli Atari ST, che però non furono mai considerati macchine o un computer a causa della presenza della presa MIDI e dell'alto prezzo che relegò le macchine dell'Atari ST a macchine praticamente come bene strumentale. Ok,
come iniziare, utilizzo dei programmi welcome ad icone che non servivano a niente perché la macchina praticamente era una macchina chiusa, l'unica cosa che un utente ci poteva mettere in pratica solo una stampante e quindi era già tutto predefinito per default. I modem ce lo avrebbero potuto mettere, ma era praticamente un costo, un investimento inutile, perché all'epoca la Telecom costava un botto e a parte qualche BBS in Italia c'era poco o nulla, e quindi praticamente l'utilità del programma welcome ad icone sono sostanzialmente inutili, dato che il sistema operativo gira da dischetto da 3,5 viene caricato in RAM a interfaccia a linea di comando, così come il BASIC a linea di comando, come andremo a vedere il linguaggio BASIC. Poi traduzione a view, ecco, view sheet, questa è una cosa buona che l'Olivetti introdusse e ebbe a un po' a copiare quello che fece la Apple nel mondo Apple 2C, che introdusse nell'Apple 2C in bundle l'integrato 3x3 Apple Works. 3x3 Apple Works era però compatibile anche con Apple 2e se Apple 2e aveva 128k e scheda 80 colonne. Mettere un software integrato indubbiamente nella macchina già permetteva di perlomeno fare, diciamo, dei temi, delle ricerchine di scuola, degli elaborati di testo e poterli stampare eventualmente comprando successivamente una stampante. Questa fu una cosa buona, anche così come la presenza di un database per poter, diciamo, tenere di conto dei pochi programmi che uno eventualmente collezionava per questa macchina, perché era una macchina che l'Olivetti PC128S era sconosciuta, non la conosceva nessuno, non era nemmeno, diciamo, un compatibile MSX, quindi non ebbe nemmeno a sfruttare già quella base di preinstallato che avrebbe potuto sfruttare se fosse stato ad esempio una motherboard derivata dall'Olivetti M20 con uno Zilog. Era praticamente un BBC Accord Master che quando nell'84, 85, 86, 86, un pochino nell'87 poteva andare bene, ma nell'88 indubbiamente era già vetusto come macchina. Poi sistemi di archiviazione e espansione del sistema, che era praticamente un capitolo inutile perché l'unica cosa che ci si poteva mettere appunto una stampante. Allora, andiamo a vedere commentando sia il BASIC che praticamente il resto del manuale, una serie di appendici. Prefazione, introduzione, questa era la macchina già discussa ampiamente, quindi è inutile dire e ripetere che era una macchina chiusa come il Commodore 64. Qui c'era la scheda madre, sopra c'era la tastiera, nel case non c'era un cazzo di nulla tranne l'alimentatore e il disk drive da 3,5, che all'epoca i disk drive da 3,5 costavano molto 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 di più come dischetti, perché rispetto a quelli da 5,25 che erano molto più diffusi. Non ci si poteva mettere un secondo disk drive interno, non ci si poteva mettere un disco fisso, non ci si poteva mettere nemmeno una FF+, c'era soltanto, era praticamente come un Commodore 64 con un case esterno a presa di culo degli utenti con un dischetto da 3,5. L'alimentatore era B, qui passava l'alimentatore alla potenza e qui c'era la flector strip del dischetto. Basta, non era un compatibile nemmeno, diciamo, MS-DOS, quindi non era nemmeno una motherboard più scarna e derivata dall'Olivetti M19, non era un MSX, avrebbe potuto essere in teoria compatibile con Apple 2, e ce n'erano già tantissimi di cloni di Apple 2, ci ho fatto un podcast, andate a vedere i cloni di Apple 2 che ebbero a nascere come funghi in tutto il mondo. Ma Olivetti non si curò nemmeno di, diciamo, nel 1988 tentare una qualche compatibilità o partnership con l'Apple, e nemmeno era praticamente un compatibile per il Commodore 64, incompatibile col PC128S, incompatibile con l'Amiga, incompatibile con la MS-DOS, incompatibile con tutti. Ecco, questo ormai è fatto storia, questo computer che non conosceva nessuno. Allora andiamo a bomba, qui si spiega un po' i tasti, i ritorni, già qui si vede che, ecco, questo manuale che avrebbe dovuto andare a dei figlioli che non avevano mai visto una macchina, ecco, ci si spiattella un manuale con interlinea molto fine, molto bassa, con font molto piccoli, impaginazione a blocco di testo
con diciamo allineamento a destra, non era sicuramente un manuale friendly che diciamo agevolasse con la presenza di figure o diciamo di disegni che agevolasse la lettura da parte dei figlioli. Quindi già come manuale era piuttosto scadente. È vero che qui all'interno, poi, come possiamo vedere, sì, qui vabbè, nei programmi Wacom che non servivano a nulla e saltiamo direttamente, perché appunto il sistema operativo veniva caricato da dischetto e il BASIC che ne era interpretato girava da linea di comando, e anche il DOS girava da linea di comando, quindi praticamente i dischetti, questa roba la gente non la utilizzava mai, non l'hanno mai aperta, anche perché se c'era a collegare una stampante era già tutto presettato e quindi ce la fa un po' nulla. Ecco il linguaggio BASIC. È sicuramente vero che qui questo manuale è, diciamo, potremmo dire ben fatto, sicuramente meglio di quello del Troiaio dell'Apple 2, che non c'era un cazzo di nulla, proprio un abbrobio di merda il manuale dell'Apple 2, quanto quello dell'Apple 2C, che indubbiamente erano dei brochure Debian per comprare. Qui se non altro il linguaggio BASIC si spiegava, però ecco, l'impaginazione non era delle migliori, con un font molto piccolo, tutto appicciato, interlinea molto bassa, allineamento a destra, con praticamente nemmeno la presenza, diciamo, di si introduceva ai piccoli utenti all'utilizzo, diciamo, della programmazione con diagramma flussi, con flowchart, ma si davano le istruzioni, sì, indubbiamente imparavano, però diciamo come BASIC era interpretato. È vero che il microprocessore dell'Olivetti PC128S girava a 2 MHz, quindi era il doppio più veloce del Commodore 64 e di Apple 2 e Apple 2C, e quindi l'interprete sicuramente girava il doppio più veloce, tuttavia rimaneva sempre un praticamente BASIC che era interpretato, mentre diciamo nel 1988 avrebbero potuto mettere indubbiamente un BASIC sostanzialmente compilato, per cui uno lo inseriva, lo compilava e tutta la macchina avrebbe girato. Indubbiamente i programmi BASIC avrebbero girato molto molto più veloci, se non altro mettendo, diciamo, un BASIC un po' più evoluto. Era indubbiamente più evoluto, diciamo, perché questo era più evoluto, diciamo, questo BASIC di Apple Soft, che non aveva Apple Soft, non aveva il Repeat Until, questo aveva il Repeat Until. Non vi saprei dire, non mi ricordo se c'era anche il While, adesso vedremo, andremo a vedere le parole chiave poi se c'era, e poi praticamente un po', adesso lo vedremo. Ecco, sì, c'era il Repeat Until, che era ovviamente un'istruzione più avanzata rispetto ai BASIC di Apple Soft, quanto del BASIC Commodore e anche del BASIC Atari, che non ce l'abbiamo questa istruzione, lo troviamo praticamente solo nei quelli più evoluti a 24 bit. Poi c'era l'if, una if complessa con la presenza di ELSEC, anche qui diciamo non la ritroviamo nei Apple Soft, non si ritrova nemmeno nel BASIC Commodore 64 e Commodore VIC-20, nemmeno nel Commodore 128, ma forse nel Commodore 128 penso di sì. Poi andiamo a vedere altre cose. Riddle, data restore, va bene, le matrici, niente da dire, i file, l'accesso, sistema operativo, va bene, qui c'erano i colori, la risoluzione non era delle migliori indubbiamente. Comunque, ecco anche come suono, qui si utilizzava il comando sound con i numeri per cominciare a far suonare qualche cosina. Il BASIC, qui si dice il computer è fornito di una versione di sulla ROM del BASIC BBC Master, insieme alle funzioni di memoria Shadow, accede ad un massimo di 64 rispetto ai 128k presenti sulla memoria. Questa era la stessa cosa che accadeva sia su Commodore 64 sia su Apple 2 e Apple 2C. Per quanto avessero 128k, il BASIC praticamente accedeva solo a 64k. Invece anche qui la stessa cosa. Con Olivetti PC128S abbiamo sempre la stessa cosa, e questo è un limite obiettivamente molto molto grave, perché questa è una macchina del 1988, mentre Apple II è del 1983 e l'Apple IIc del 1984.
Ecco, quindi di conseguenza, ecco, si poteva mettere, dato che il microprocessore indirizzava, o comunque con tecniche di bank switching, si poteva anche far gestire l'intera 128k al basic, invece che fargli sparire completamente i 64k che erano nell'espansione presenti sulle motherboard ma invisibili al basic. E questa è una cosa brutta della macchina, a cui praticamente il basic non era compilato, c'aveva solo una visione di 64k rispetto ai 128 presenti e inoltre mancava la ricorsività. Poi andremo a vedere se c'è anche il while, non me lo ricordo adesso, poi andremo a vedere. E si dà un'infarinaturina del linguaggio Assembler, ma poi la Olivetti non ebbe a praticamente dare assolutamente niente, come se uno voleva andare a approfondire per costruirsi, diciamo appunto, delle subroutine in linguaggio macchina. Non troverete niente per quanto riguarda l'accesso all'assembler qui, sulla progettazione e architettura del microprocessore e la sua architettura con le istruzioni, perché l'Olivetti non ebbe a produrre nessun libro. Quindi praticamente tutta la parte che invece era ben sviluppata nel mondo dei MSX con lo Z80, per quanto gli MSX non avessero gli assembler interni, però lo potevano caricare via software. Il Commodore 64 aveva, diciamo, quanto gli Apple II, un'ampia apertura, diciamo, al mondo assembler, con la possibilità di approfondire, così come nel mondo 68.000. Ecco, qui invece il mondo Olivetti non c'era un cazzo di nulla, non era possibile farci niente, anche se uno avrebbe voluto espandere e approfondire la macchina. Non furono mai pubblicati, diciamo, libri per quanto riguarda l'assembler per la macchina con l'Olivetti PC128S. Sarebbe dovuto andare a pescare nel mondo Basic BBC Accord, però praticamente non è detto che poi tutte le cose potessero funzionare, perché questa era una macchina con le ROM Olivetti e quindi non furono mai pubblicate, diciamo, degli equivalenti del quello che accade nel mondo Apple II, Apple IIc, Apple II Reference Manual, con tutte le ROM, le informazioni relative alle ROM della macchina. Qui introduzione a view, indubbiamente lo potevano fare anche in bianco, diciamo, invece che in bianco e nero, anche a colori, per rendersi conto. Comunque, diciamo, questa fu una cosa buona che fu introdotta da Olivetti, niente da dire su questa cosa. Poi abbiamo introduzione sempre view sheet, questo era il foglio elettronico, anche qui una cosa buona che fu introdotta, la possibilità appunto di utilizzare un foglio di calcolo per fare bilanci, per fare calcoli, indubbiamente è una cosa buona, matrici, determinanti, e poi c'erano anche delle funzioni matematiche che erano sicuramente inserite qui dentro. Poi sistemi di archiviazione, qui si parla del sistema di archiviazione e come utilizzare indubbiamente i più costosi dischetti da 3,5, che su una macchina 8 bit non servivano a un cazzo di nulla e non era nemmeno né MSX compatibile né un IBM compatibile, quindi una macchina cata così in mezzo al deserto che non conosceva nessuno. E che diciamo all'Olivetti è una massa di idioti minorati mentali che non si erano accorti della legnata che la Commodore ebbe ad avere con praticamente il plus 4 della Commodore, che finì affogato perché, diciamo, c'era un'enorme base di installato di Commodore 64. Ecco, lo sapevano tutti, anche i bimbini, diciamo, di 8, 10, 12 anni che avevano cominciato a comprare, a leggere le riviste, e gli imbecilli, diciamo, della Olivetti invece non sapevano nulla, forse non sapevano leggere, ci avevano la cacca nel cervello, vai a sapere cosa ci avevano nella testa, hanno distrutto un'azienda. Ecco, quando posso do sempre volentieri qualche coltellata nei polmoni a quegli stronzoli della Olivetti che ebbero a distruggere un'azienda che, se fosse stata gestita in modo diverso, ecco, forse avrebbe avuto altre cose. Nelle appendici troviamo informazioni sugli spinotti, che tanto non vi servivano un cazzo, perché tanto l'unica cosa che ci avevate da comprare nella stampante l'attaccavate e eravate a posto. Questi sono tutti spinotti proprietari e quindi niente da dire. Qui la gestione della memoria, che poi arriva fino a 64k, perché appunto il resto veniva gestita con tecniche di bank switching invisibile gli altri 64k, come ho visto al basic, ma solo ai programmi. L'appendice del font, codice ASCII, va bene.
appendice 4 configure, ecco qui andiamo a vedere, c'era il repeat, poi vediamo un po', ci dovremmo, vediamo se c'era anche quello che si diceva nelle parole chiave del basic, se c'era anche, oltre che repeat anti, c'era anche while, mi sembra di no. Appendice, sistema di archiviazione in ROM, vediamo un po', archiviazione su disco, parole chiave del basic, eccole qua, vediamo un po', c'era praticamente la if complessa, vabbè, get a dollar, even, input, left, load, mid, in key, move, ecco, un coso, buon goto, va bene, né più nell'altro come quell'altri, repeat, c'era il repeat e l'until, poi c'era la else con, però il while, no, il while non c'era, se si vede finisce with, quindi mancava anche il while, quindi era un basic che è uscito nel 1988, era interpretato, non era ricorsivo, gli mancava il while, gli mancava anche il case, perché se andiamo a vedere il case lo si vede ABCCLC close CLS, non c'aveva neanche il case, obiettivamente non era una grossa mancanza, perché tanto c'aveva una if, con una if diciamo evoluta anche con una else, tuttavia per un basic del 1988, ecco, è un po' povero, ecco, come basic, questo è un basic che poteva andare bene nell'86, indubbiamente più evoluto, però nell'88, ecco, la ricorsività, il while e la ricorsività e averci un basic compilato era una cosa che per un basic dell'88 era, diciamo, un minimo essenziale che doveva essere, a mio avviso, messo. Altra cosa, chiaramente, le macchine con un basic del 1978, che chiaramente il 1978 era 10 anni prima, e quindi ecco, già si sono più scusanti. Appendice, qui una serie di altri appendici poco utili, va bene. Riuscit, come utilizzare, qui si spiegava il riuscit, ecco, tutto finito. Ecco, praticamente questo è quanto. Di conseguenza, come manuale, le critiche non sono poche, perché una macchina uscita nel 1988 con un basic che non era praticamente compilato, ma era interpretato, gli mancava il while, gli mancava praticamente il case, inoltre era una macchina che non conosceva nessuno, un manuale impaginato con copiati, perché praticamente interlinea, abbiamo visto, tutta piccolissima, scritta con font molto piccoli, e quindi eccoci qua, font molto piccoli, interlinea molto piccola, font piccoli, tutto un blocco di testo appicciato che non aiutava indubbiamente i bimbetti, che diciamo, questa è una macchina proposta per l'home computer a bimbetti che presumibilmente non aveva mai visto un computer, e quindi di conseguenza, ecco, un manuale veramente fatto male, perché chi ci capiva un po' di più, ecco, capiva il volo che questa era una macchina chiusa, e quindi magari optava o per un compatibile PC 1512 oppure per un MSX, oppure comprava un Atari 130XE che era chiuso come questo, però magari diciamo, forse per quanto diciamo avesse, diciamo, meno gruppi, ma diciamo qui c'è da dire che però c'è da dire però che la Olivetti ebbe a spendere parecchio in pubblicità, ci fece anche una rivista, e quindi indubbiamente, anche se questa era una macchina sconosciuta, era comunque un pelino più conosciuta dell'Atari 130XE, perché l'Atari 130XE, ci ho fatto un podcast, finì affogato sostanzialmente dalla grande, diciamo, espansione dell'MSX, la grande espansione soprattutto del Commodore 64, dalla famiglia Apple II, e poi affogato l'Atari 130XE, messo in ombra dall'Atari, dalla linea dell'Atari ST, che ebbero a catalizzare tutte le risorse pubblicitarie dell'Atari per collocare una macchina che era più costosa, ma su cui c'erano margini di guadagno più elevati. Però diciamo, ecco, questo come manuale a mio avviso non è eccezionale, è indubbiamente migliore dei manuali dell'Apple II e dell'Apple IIc, manuale utente, che facevano veramente cagare la merda, però ecco, questo come una macchina
proposta agli utenti Home Computer, una macchina del 1988, ecco, il manuale impaginato male, fatto male, font piccoli, fatto male, tutto appicciato, che non era il basic, che non era compilato, che gli mancava il case e che gli mancava il while, quindi praticamente poi una macchina che non conosceva nessuno, che non era MSX compatibile, ecco, proprio fatto veramente male. Va bene, ho già detto già anche fin troppo male di questo computer, non voglio inferire oltre più. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.